perché col giudizio col quale giudicate sarete giudicati e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Matteo capitolo 7 versetto 2. La prova che non fallisce. Queste parole non esprimono un'ipotesi casuale, ma una legge eterna stabilita da Dio. Qualunque giudizio possiate emettere sarà pronunciato poi nei nostri riguardi. C'è differenza fra ritorsione e retribuzione. Gesù dice che la vita si basa sulla retribuzione. Con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi. Se siamo stati molto capaci nello scoprire i difetti degli altri, ricordiamoci che la stessa misura sarà usata per noi. In Romani capitolo 2, Paolo precisa i termini della legge, dicendo che colui che critica il peccato del suo prossimo è colpevole dello stesso peccato. Dio non tiene conto solo dell'atto compiuto, ma delle azioni che lo preparano. Siamo sicuri di credere veramente agli insegnamenti della Bibbia? Per esempio, crediamo davvero a quell'insegnamento secondo cui, quando critichiamo gli altri, siamo colpevoli della stessa colpa che abbiamo denunciata? La grande caratteristica del credente è l'umiltà che gli fa dire: quanti peccati si manifesterebbero ancora in me se Dio non mi avesse accordato la sua grazia? Perciò non ho nessun diritto di giudicare. Inoltre, il giusto sentimento del credente non lo farà mai sentire migliore del prossimo. Gesù dice: non giudicate affinché non siate giudicati. Se giudico, lo stesso metro di giudizio sarà usato per me. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Lettera ai Romani, capitolo 3, versetti 23-24. Se Dio ci dovesse giudicare lo stesso modo di come noi giudichiamo gli altri, saremmo tutti perduti. Ma Lui ci giudica guardandoci attraverso la meravigliosa opera di espiazione compiuta da Gesù Cristo. Vogliamo allora piuttosto considerare gli altri davvero preziosi, ricordandoci che essi, e noi con loro, sono stati il motivo per cui Cristo ha dato la sua vita. Vogliamo dunque guardarli con lo stesso grande amore con cui Gesù, il solo e vero, unico e giusto, vede e guarda.